Salve a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi voglio riportarvi ancora una volta Doom 3 RPG Edition, ragazzi. Allora ragazzi, dobbiamo riprendere da dove siamo rimasti. Dobbiamo andare nei laboratori Alpha, ragazzi. L'ultima volta che abbiamo giocato a questo gioco abbiamo cercato praticamente i PDA. Abbiamo cercato praticamente. E oggi comunque dobbiamo andare nei laboratori Alpha. E poi riprendiamo subito. Cioè, riprendiamo da dove siamo rimasti. Ok, pronti ragazzi, eh? Vado. Ok, esci dall'amministrazione. Perfetto. L'ultimo rapporto conferma che non hai ancora raggiunto la squadra Bra. Devi aumentare il passo, non possono aspettarti. Camera stagna. Sì, ma ho capito, però. Ah, ok. Andiamo bene. Trova l'ascensore che porta al livello 2 della. Vabbè, dai. Iniziamo bene proprio. Tutto è buio. Vabbè dai, piano piano ci stiamo ricaricando. Saliamo la partita. Poi ragazzi, ho preso lo smartwatch, ho preso. Semplice, intuitivo. Poi magari se volete vi faccio una recensione pure. Perché non si apre? Ah, ok, di qua devo andare. Forza. A me mi stanno sulle palle quelli che comunque. No, cioè. No, vabbè. Ragazzi, a me mi stanno sulle palle quelli. Sono rimasto all'oscuro. Aiuto. Energia. Evviva, energia! È finita a me. Allora. Aprire, porta, accendere luce. In teoria adesso si dovrebbe accendere tutto, no? La UAC è orgogliosa del proprio record di sicurezza. Segui le procedure UAC. Ma in teoria si dovrebbe aprire questa porta. Infatti. Aia. Ho tre palle? Le rotte già. Vediamo un po' dove mi fanno andare. Cazzo, 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 cazzo. Porca puttana. Bravo. Muori, 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 muori. Benissimo, benissimo. Mi sto ricaricando a più non posso. Allora, andiamo avanti. Mi ha fatto prendere una cazzo di paura fortuna. Poi ragazzi, appena esce Resident Evil, giochiamo anche a quello, eh. Se riesco a prenderlo, vediamo un po' come va. Porca puttana! Bastardo, figlio di puttana! Eh sì. Io come faccio a farlo? L'umanità ha vissuto sotto lo spettro incombente delle risorse naturali, in mente di nostri sforzi su quelli parte hanno solo intensificato la necessità di trovare nuove risorse minerarie. E qua non si può andare, non so. No. Per soddisfare tali bisogni, i ricercatori della UAC hanno sviluppato. Sì, ho capito, ma io dove devo andare? Soluzioni che presto ricompenseranno. Devo stare qua? Quanto vale?
Perché io come faccio a farlo adesso? Allora ragazzi, vi dicevo, praticamente mo proviamo a farlo così, vediamo se, se adesso va. No, veramente no. Ma dai! La pistoletta tengo. Allucinante. Cazzo! Mannaggia la pupazza! Che cazzo è successo? Porca puttana! Non ci sto capendo più niente, ragazzi! Questi cazzo di laboratori alfa, succede di tutto, sa? Già sta bene, mi sa. Vediamo un po'. Vediamo. Registrazione di Kyle Berger, supervisore ricerche per il progetto DF. Mm. Il demolitore di fase elementare è pienamente interessato. La ricerca che abbiamo raccolto finora solo impressionanti. Fortunatamente abbiamo avuto un terribile incidente la settimana scorsa. Cazzo, dai, cazzo. È arrivato pure un video, ragazzi. Per generazioni, l'umanità ha vissuto sotto lo spettro incombente delle risorse naturali. Si rende niente qua dentro, ragazzi. La necessità di trovare nuove risorse minerarie, petrolchimiche, dici. Ha vissuto sotto lo spettro incombente delle risorse naturali in lenta diminuzione. I nostri sforzi su pianeti come Marte hanno solo intensificato la necessità di trovare nuove risorse minerarie, petrolchimiche, di cibo, d'acqua e persino d'aria. Per soddisfare tali bisogni, i ricercatori della UAC hanno sviluppato soluzioni rivoluzionarie, soluzioni che presto ricompenseranno la UAC, i suoi investitori e ovviamente l'intera razza umana. Stesso Marte è il nostro alleato principale e la chiave della soluzione da noi proposta. I suoi vasti deserti rossi, ricchi di ossidi di ferro, sono le materie prime del nostro futuro. Abbiamo sviluppato un processo capace di destabilizzare la struttura atomica dell'ossido di ferro e separarlo in particelle subatomiche, che vengono poi utilizzate per creare nuovi elementi. Come gli alchimisti del passato, il demolitore di fase elementare permette di trasformare la terra rossa di Marte in aria pulita, acqua fresca e carburante all'idrogeno. Niente marziano favorevole all'uomo. E questo è solo l'inizio. Con una continua ricerca pensiamo sarà possibile creare molecole sempre più complesse, addirittura materia organica. Atomo su atomo, la UAC sta costruendo per l'umanità un futuro sempre più... Sì, vabbè, dai. Basta. Andiamo avanti.
Allora ragazzi, sono andato un po' avanti perché praticamente scusate, non stava succedendo praticamente quasi niente, non stava succedendo. Vabbè, continuiamo. Però onestamente ragazzi non so. Ok. Cazzo è quella cosa? Ok, è veramente inquietante. Ancora. Ecco, ho fatto proprio un po' di cacchio. Cazzo, cazzo. Dai, cazzo. Fatto proprio bene a saltare qualche cosa. Accesso limitato, chiuso, questo è bello. Andiamo avanti. Le qua non si apre, benissimo. Poi, che c'è altro? Di qua, no, per forza. No, ma di qua io sono venuto però, cavolo. Quindi, forse di qua devo andare. C'era qualcosa di qua. No. Ah sì. Zitto. Qua c'è la scala. Dove sta il coglionazzo? Taglia, ho sbagliato, già tengo pochi coglietti. Ecco qua, di qua è... Ho fatto praticamente il giro. Senti, ok, posso passare di là. Mo mi sta salvando la partita, non so perché. Non promette bene. Esatto. Pezzo di merda. Piano mi sto caricando ragazzi, eh? Benissimo. Mettiamo qua un'altra partita. Ma ragazzi, fra poco ci salutiamo, che già comunque siamo andati veramente a per lunghi, siamo andati molto molto lunghi. Cazzarola. Pezzo di merda, pezzo di merda. Muori, testa di cazzo. Sì, di qua con questo bambino. Sì. Andare qua. Questo mi sa che sarà l'inferno, non saprei. Ecco qua. Chi è?
Aia. Merda. Pezzo di merda. L'ho rotto il cazzo, eh? Allora, è inquietante perché ho sentito mia mamma, ragazzi. Ho sentito. Fai onda. Questo senza testa. 100%, perfetto. Eccoci, ma... Ecco qua, il barella. Ecco come l'energia scende. Mannaggia. Che coglioni. Allora, questa è la porta principale, allora abbiamo detto, no? Che pianeta non si apre? Sistema Hydrocom. Ok. Allora, ragazzi, io direi che con questo video ci salutiamo qui. Spero che il video vi sia piaciuto, ragazzi. Come sempre vi chiedo, ragazzi, se volete iscrivetevi, lasciate un bel like. Un saluto da SF Gaming. Ciao, ragazzi, al prossimo video.